lavori di questa sera. Oggi la seconda lezione di economia, in cui finalmente si affronta l'economia non dal solito punto di vista al quale siamo abituati. E non vi accenno molto io, perché non sono sicuramente delle tre persone sedute qui al tavolo quella titolata a parlare, insomma. Io faccio un po' gli onori di casa. Come lista civica uno può pensare che non abbia molto senso di parlare di macroeconomia, in realtà ne ha, perché siamo cittadini tutti quanti e la cultura comincia a questi livelli. I comuni dovrebbero fare il possibile per cercare di sollecitare a livello statale e governativo una presa di posizione ben diversa da quello che stanno facendo adesso. Siamo ancora indietro, vedremo che cosa si riuscirà a fare. Noi intanto siamo contenti di poter ascoltare questi relatori. Adesso io vi presenterò Paola Ghini, che è qui alla mia sinistra e che ci ha aiutato, che ha organizzato praticamente queste serate. Noi abbiamo dato un contributo locale e invece lei come rappresentante della MMT e della EPIC, poi vi spiegherà meglio lei che cosa vogliono dire queste sigle, ha pensato a recuperare un relatore veramente piacevole e assolutamente comprensibile. Quindi io vi ringrazio, taglio corto con i preamboli, vi auguro un buon ascolto e spero che la serata poi dia seguito a un vivace dibattito. Grazie e buona serata. Vi ringrazio per essere qui e ringraziamo anche la lista civica che ci ospita per la seconda volta per il secondo appuntamento del ciclo. Comitato MMT Cesena, speriamo presto MMT Cesena Forlì e diventare anche più numerosi. Noi siamo un comitato di Cesena apartitico e quindi aperti a qualsiasi contributo. E quindi siamo a vostra disposizione, trovate nei volantini che vi abbiamo dato, che sono anche posti fuori i contatti, e quindi aspettiamo le vostre telefonate, le vostre mail. Giacomo Bracci è uno degli economisti di punta di EPIC, che è un'associazione nazionale di diffusione della teoria economica, Modern Money Theory, teoria della moneta moderna, ma anche di altri economisti che possono dare il loro contributo, che hanno parentele e ce ne sono, sia all'estero che in Italia. E abbiamo scelto Giacomo in quanto è il referente principale del gruppo Economia di EPIC. Abbiamo ospitato come comitato altre associazioni locali, altre associazioni nazionali che hanno gli stessi obiettivi, e oggi abbiamo Giacomo. L'argomento di oggi è la spesa pubblica in tutte le sue sfaccettature e anche parlerà di alcuni aspetti della finanza, e proseguiamo rispetto all'argomento che avevamo iniziato la volta precedente, cioè come mai, che cos'è la moneta e come mai è possibile e in che modo è possibile poterla spendere avendo come strumento la moneta fiat. Il prossimo argomento a cui teniamo molto del 31 gennaio, sempre il venerdì, sempre qui, è la soluzione dei programmi di piena occupazione, dove verranno dati alcuni esempi concreti di come garantire il lavoro come diritto. E quindi passo la parola a Giacomo, io vado a prendere appunti. Grazie a tutti di essere venuti stasera, sono molto contento di tornare. Questo è il secondo appuntamento qui a Forlì. Nel primo appuntamento, che si è tenuto il 6 dicembre, abbiamo fatto una panoramica un po' generale di che cos'è la moneta, della sua evoluzione storica, la sua origine, le sue caratteristiche, soprattutto di che cos'è la moneta in Europa e perché l'Eurozona dispone di una moneta un po' diversa dalle altre monete nazionali. Abbiamo parlato del fatto che l'Eurozona dispone di una moneta in particolare che non è sovrana, cioè di una moneta che non è disponibile, diciamo, per gli stati nella stessa maniera in cui può esserlo per stati a moneta sovrana. E cosa significa questo? Brevemente, significa l'impossibilità di avere un canale diretto con la propria banca centrale. Abbiamo detto anche che la moneta moderna si differenzia dalla moneta antica
o una moneta cosiddetta merce dagli economisti, perché a partire dal 1971 non ha più alcun legame con l'oro, quindi non ha alcun legame, non ha più alcun legame con una convertibilità fissa, cioè andando presso la banca centrale di qualsiasi nazione non si può più chiedere una data quantità di oro per una data quantità di moneta e viceversa. Oggi affronteremo una ulteriore distinzione e un ulteriore approfondimento in questo tema, e cioè parleremo della differenza tra la moneta di Stato, che è quella conosciuta come moneta fiat, e la moneta bancaria. In che senso? L'economista Hyman Minsky, che è uno dei precursori della teoria della moneta moderna, era solito dire che tutti possono creare moneta, il problema è farla accettare. E in che senso? Vedremo che le banche possono creare moneta, che anche all'interno del settore privato, cioè tra di noi, tra cittadini e imprese, è possibile creare moneta, ma vedremo che la moneta di Stato, nella scala gerarchica delle monete, occupa un posto particolare. E vedremo anche la differenza che questa moneta ha rispetto alla moneta bancaria, cioè appunto la moneta che otteniamo attraverso il prestito bancario. Quindi in particolare parleremo di tre cose. Innanzitutto una breve descrizione ancora una volta della moneta fiat, per rinfrescare un po' l'idea. Poi parleremo di quella che viene definita la teoria monetaria della produzione, cioè partendo dall'aspetto monetario ci andremo a concentrare sull'aspetto della produzione e vedremo perché in realtà quello di cui parliamo non è soltanto una questione teorica che riguarda la moneta e non riguarda l'economia reale, ma andremo a vedere proprio il rapporto che la differenza tra la moneta fiat e la moneta bancaria hanno nei confronti della produzione vera e propria dei beni e servizi. E infine andremo ad analizzare un po' il mondo delle banche, come funzionano e qual è il meccanismo del credito. La prima parte è appunto la moneta fiat. Vorrei iniziare facendo un esempio che molti di voi, chi conosce Warren Mosler? Ok, quindi molti di voi lo conoscono. Benissimo, spesso Mosler, che è un economista della teoria della moneta moderna, inizia i suoi eventi facendo questo esempio. Se io avessi un bigliettino da visita, carino, bianco, non è anche il mio, no? Però se avessi un bigliettino da visita di questa forma, di questa dimensione, e vi dicessi che dovreste lavorare per avere questo bigliettino da visita perché ha valore, chi è fra di voi che lavorerebbe per questo bigliettino da visita? Nessuno, non ha valore. Se però uno dei gentili amici in prima fila fosse lì alla porta con un fucile e vi dicesse non uscite da questa sala se non avete almeno uno di questi bigliettini, a quel punto lavorereste per me, fareste la fila per questo bigliettino, ok? Fuori di metafora, cosa significa questo esempio? Immaginate al bigliettino come la moneta di Stato e pensate all'uomo con il fucile come l'erario, il fisco. Significa che la moneta di Stato ha valore esattamente perché è necessaria per pagare le tasse, ok? Quindi il valore della moneta di Stato è legato proprio alla tassazione, cioè è legato al fatto che quello che il governo accetta in pagamento delle tasse, che sono un debito per il cittadino obbligatorio verso lo Stato, al netto dei discorsi come l'evasione eccetera, ma in generale sono un debito obbligatorio per il cittadino, bene, ciò che lo Stato accetta in pagamento delle tasse ha valore ed è definito moneta di Stato. Ok? E come funziona in generale quindi il processo di spesa partendo dallo Stato e arrivando fino al cittadino? Sono cose che abbiamo un po' già trattato nella prima parte del corso, ma mi sembrava interessante riproporle. Per quanto abbiamo detto all'inizio, cioè per esempio del bigliettino e dell'uomo armato al di fuori di questa sala, è necessario che la spesa pubblica preceda le tasse, ok? Perché un'asserzione del senso comune normalmente è che le tasse in qualche modo debbano finanziare la spesa pubblica. Si pensa sempre, ma le mie tasse vanno a pagare gli ospedali, vanno a pagare i trasporti, vanno a pagare... Ok, questo sia a livello nazionale ma soprattutto su scala locale. Ecco, in realtà quello che accade veramente con il sistema monetario è che la spesa pubblica deve precedere le tasse, perché altrimenti non ci sarebbero abbastanza bigliettini, nell'esempio, e moneta, in questo caso nell'economia reale, affinché le tasse possano essere pagate. Ok? Quindi il settore governativo in primo luogo emette la spesa pubblica, quindi spende la sua moneta per il settore non governativo, e solo in seguito il settore non governativo può ripagare il debito fiscale, quindi la tassa, solo in seguito all'emissione della spesa pubblica. Ok? Quindi necessariamente ci sono alcune cose che possiamo già affermare attraverso questa semplicissima analisi.
In primo luogo il fatto che la funzione fondamentale delle tasse, come affermano gli economisti della teoria della moneta moderna, è quella di dare valore alla moneta. Per quello che diciamo prima, è impossibile, ok, non pagare quel debito fiscale. La moneta ha valore perché deve essere accettata dal governo il pagamento delle tasse. Ovviamente le tasse hanno anche un'altra funzione fondamentale, che è quella di redistribuire il potere d'acquisto, se ovviamente il sistema fiscale è ben congegnato. Adesso, ovviamente non sto parlando del caso italiano necessariamente, ma se il sistema fiscale è strutturato in maniera progressiva, e significa chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, la funzione della tassazione è quella di redistribuire il potere d'acquisto. Un'altra funzione importante è quella di incentivare oppure di scoraggiare alcuni comportamenti, ad esempio le produzioni molto inquinanti, le produzioni che danneggiano la comunità. In questo caso lo Stato oppure gli enti locali decidono che è necessario tassare alcuni profitti o alcuni redditi. Queste sono le funzioni fondamentali delle tasse. Okay? Il concetto che spesso si immagina, no? Del contribuente che finanzia interventi di spesa pubblica, quindi in realtà non corrisponde al vero dal punto di vista dell'analisi del sistema monetario. Quindi abbiamo detto che la tassazione non finanzia la spesa pubblica, ma c'è un in più, e cioè che imporre una tassa significa creare automaticamente disoccupazione. Torniamo all'esempio. Prima che io imponessi il bigliettino da visita e l'uomo armato alla porta, in realtà non esisteva disoccupazione. Possono esistere altre forme di organizzazione sociale, no? Immaginate prima della nascita del capitalismo esisteva il feudalesimo e quindi una forma di strutturazione gerarchica della società, ma la disoccupazione, cioè il fatto di non riuscire a trovare lavoro pagato, salariato, come fenomeno non esiste. Attraverso l'imposizione della tassa invece io costringo la mia cittadinanza, io Stato, a procurarsi un lavoro per potersi procurare la moneta necessaria al pagamento delle tasse. E quindi automaticamente imporre una tassa significa creare disoccupazione. Ovviamente non è un fenomeno rispetto al quale i governi sono impotenti. Certamente questo non trapela nella stampa. Pensate che uno dei membri del board della BCE, che si chiama Vitor Constanzio, pochi giorni fa ha affermato che le istituzioni europee sanno che esiste il problema della disoccupazione, ma non hanno alcuno strumento per risolverlo. Ecco, in realtà noi sappiamo, attraverso l'evento precedente, quello del 6 dicembre, che questo è dovuto specialmente al fatto che gli stati dell'Eurozona non hanno più alcun potere sovrano sulla loro moneta e quindi non possono più liberamente emettere questa moneta, come invece vi ho mostrato nell'esempio del bigliettino. Adesso, immaginando un caso generale, quindi, e sapendo che la tassa crea automaticamente disoccupazione, quali sono gli strumenti a disposizione di un governo per affrontare questo fenomeno, sapendo di aver creato disoccupazione con la tassa? Fondamentalmente sono due: o si riduce la pressione fiscale, quindi si riduce la richiesta che faccio di bigliettini all'interno di questa sala, oppure si aumenta direttamente la spesa pubblica per assumere lavoratori disoccupati. Ed è essenzialmente l'argomento che andremo a toccare nel prossimo incontro, cioè il 31 gennaio. Un sistema monetario sovrano, quindi, ha a disposizione questi due strumenti in maniera potenzialmente illimitata. Cioè, a fronte di un problema di disoccupazione, e vi ricordo che in Italia il tasso di disoccupazione eccede il 12%, eccede il 40% se consideriamo la disoccupazione giovanile, un governo sovrano ha a disposizione questi due strumenti per poter fronteggiare il fenomeno. Questi due strumenti, nell'attuale sistema monetario dell'Eurozona, non sono più disponibili, perché abbiamo la necessità sancita costituzionalmente, quindi all'articolo 81 della nostra Costituzione e attraverso un trattato che si chiama Fiscal Compact, di pareggiare il nostro bilancio. Cosa significa pareggiare il nostro bilancio? Il fatto che qualsiasi riduzione della pressione fiscale deve essere compensata da tagli alla spesa. Okay? E quindi necessariamente questo fenomeno della disoccupazione non può essere combattuto dallo Stato.